Cari ragazzi, desidero rivolgermi a voi perché la strada non è un videogioco, eppure si tende a dimenticarlo. Impegnatevi anche coi vostri genitori. La parola limite non è soltanto un termine proprio del codice della strada, è la chiave di tutto. Chi lo dimentica mette a repentaglio la propria vita e quella altrui. Voi, cari ragazzi, siete i piloti della vostra vita. Vi auguro che attraverso un puntuale rispetto delle regole possiate andare forte verso un futuro sereno. Si rivolge ai giovani il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, dall'altare della Pieve di Santa Maria nel giorno in cui si festeggia il santo patrono del corpo, San Sebastiano. Alla cerimonia officiata dal vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, ha partecipato il coro dell'Istituto Martiri di Civitella e altri alunni del Comune di Arezzo. L'impegno del corpo sarà proprio quello di diminuire il numero delle tragedie della strada nell'Aretino. La linea intrapresa è quella della linea di abbassare il fenomeno dell'incidentalità nel nostro comune, affinché i conducenti abbiano una condotta di guida più consona e non ci siano più questi incidenti mortali con un numero così elevato. Quasi 75.000 le infrazioni al codice della strada rilevate nel 2023, più di 20.000 quelle contestate ai trasgressori, 19 erano automobilisti ubriachi alla guida o sotto l'effetto di stupefacenti. L'eccesso di velocità e l'uso del cellulare alla guida sono le principali cause di incidente, in tutto 651 quelli rilevati, 330 gli automobilisti che usavano lo smartphone, non va meglio per le cinture di sicurezza, in 370 sono stati multati. Quasi 50.000 le chiamate e le segnalazioni ricevute, alcune di esse dal punto che si trova in Guido Monaco. E se la città del Natale, con tutto l'impegno che ha comportato, ormai è un lontano ricordo, all'orizzonte c'è la movida. Il comune ha chiesto alla PM il cosiddetto quarto turno, poter avere cioè un turno che inizia all'una di notte, quando appunto la movida aretina prende forma. Per questo però sarà necessario implementare l'organico. Speriamo che arrivino nuovi rinforzi, perché il nostro numero deve essere aumentato per dare più risposte alla nostra città. Tutto questo è possibile anche con l'accordo sindacale, ovviamente, a patto che la polizia locale abbia un numero di addetti sufficienti per poter istituire questo servizio, da cui la mia notizia che verrà fatto un concorso apposito per acquisire un numero di personale tale da consentire questo servizio aggiuntivo. Infine, la nuova caserma, che si farà in via Fabio Filzi, è sicuro, ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli, ma sui tempi c'è ancora molta incertezza.